L'amore tra Aragorn e Arwen è uno dei punti fondamentali del romanzo Il Signore degli Anelli, non solo perché si tratta di una storia d'amore, non solo perché conferisce un happy ending al finale, tra l'altro non è affatto un happy ending come vedremo. È una stranissima storia d'amore, molto peculiare, perché di fatto non viene affrontata nel romanzo. Chi si ferma alla lettura della trilogia del Signore degli Anelli e non legge le appendici, non ci capirà probabilmente assolutamente niente. E questo è un altro punto a favore delle appendici, è un indizio per capire che leggere anche le appendici del Signore degli Anelli è una cosa che dovrebbero fare tutti e non fermarsi semplicemente alla fine del Ritorno del Re. Si tratta di un amore sotto traccia, che presenta tutta una serie di elementi all'interno della narrazione che poi devono venire collegati proprio alla luce del racconto fatto nelle appendici. Il primo particolare di cui dovremo tenere conto è che l'amore tra Aragorn e Arwen è la riproposizione contemporanea dell'amore mitico leggendario tra Beren e Lúthien, di cui si parla tra l'altro all'interno dello stesso romanzo, dal momento che proprio nel capitolo Un coltello nel buio, quando Aragorn si trova insieme ai quattro hobbit a Svettavento, è lì che Aragorn racconta loro la storia di Beren e Lúthien. Beren era un essere mortale, ma Lutezia Tinúviel era la figlia di Tingolor, re degli Elfi, ed era la più bella ragazza che fosse mai esistita tra le creature di questo mondo. Lutezia scelse di essere mortale, per amore, e quando Beren morì, lei lo seguì. E così Lutezia fu l'unica della sua gente a morire veramente, a lasciare la terra. Non un racconto così intorno al fuoco, un racconto della buonanotte messo lì a caso, ma perché l'amore tra Beren, uomo mortale, e Lúthien, elfo immortale, è proprio la trasposizione mitica dell'amore dello stesso Aragorn, un uomo mortale, per Arwen, un elfo immortale. Nel Signore degli Anelli c'è una dialettica continua tra il presente e il passato, tra il mondo della realtà e il mondo dell'immaginazione, tra la creazione e la subcreazione, direbbe Tolkien, e ogni evento che i protagonisti vivono nel presente trova un collegamento a un evento mitico o del passato che lo illumina di nuova luce. A Valforra, a Imladris, nella casa di Elrond, Aragorn e Arwen, che è la figlia di Elrond, si scambiano uno sguardo d'intesa. Mentre a Lothlórien vediamo Aragorn rinnovare il giuramento d'amore per la sua innamorata Arwen, proprio a Lothlórien, il luogo dove di fatto è stato sancito il loro amore. Aragorn e Arwen si sono conosciuti a Valforra nella casa di Elrond, ma poi hanno pronunciato il loro amore tra di loro a Lórien, che è governata da Galadriel, la dama del Bosco d'Oro, di cui Arwen è la nipote. Questo amore viene suggellato a distanza proprio da Galadriel, che dona ad Aragorn una pietra che è passata per via matrilineare attraverso tutta la sua famiglia e grazie alla quale Aragorn verrà chiamato Elessar, la pietra elfica. Un gesto che da una parte suggella questo amore e dall'altro candida ufficialmente Aragorn come erede al trono di Gondor. Quando diventerà re, si chiamerà proprio Re Elessar, sposato con una regina elfica che è nipote di Galadriel. Arwen consegna un altro oggetto al suo innamorato, come vedremo più avanti, nell'assedio di Minas Tirith, quando Aragorn arriverà con le navi dei corsari dopo aver attraversato i sentieri dei morti, e lo farà con la spada riforgiata, Andúril, rifatta con i frammenti della spada Narsil che fu del suo antenato Isildur, e del drappo che è stato cucito a mano dalla stessa Arwen, che è di fatto il suo stendardo e che per la prima volta Aragorn può esibire, utilizzando dunque il suo retaggio. La prima volta che Aragorn utilizza il suo lignaggio, il suo retaggio familiare, per proclamarsi erede al trono, e c'è sempre Arwen di mezzo. La storia di Beren e Lúthien rivela anche una particolare importanza per Tolkien, perché lo stesso Tolkien si identificava completamente nella vicenda di questi due personaggi da lui creati, creati dalla sua immaginazione, al punto da identificare se stesso
e la moglie Edith proprio in Beren e Lúthien. Non è un mistero che sulla tomba di Tolkien e di sua moglie siano stati impressi i nomi di Beren e Lúthien. Edith era la sua Lúthien, nonostante nel matrimonio poi ci fossero stati comunque dei problemi, dal momento che in tutti i matrimoni ci sono dei problemi. Ogni amore è combattuto e l'amore non è solo ideale, ma è anche affrontare le difficoltà della vita che si presentano, soprattutto coi figli. E di tutto questo Tolkien è perfettamente conscio, come provano le sue parole di riflessione sull'amore tra uomo e donna che ha riportato nel caso dell'amore tra Faramir e Éowyn. L'amore di Beren e Lúthien è un amore grande e terribile, una vicenda che vede Lúthien, l'innamorata, compiere un viaggio agli inferi dopo la morte del suo amato Beren, al punto da commuovere i Valar con il suo canto e da ottenere che gli venga restituito il suo innamorato. Le viene offerta una scelta: o rimanere lì anche lei con il suo amato, oppure tornare indietro insieme a Beren per vivere anche lei una vita mortale. È una storia molto bella, ma molto triste, come ricorda Aragorn quando la canta agli Hobbit, aggiungendo una storia triste come tutte quelle della Terra di Mezzo. Chi è lei, la donna di quei canti? È la Dama Lúthien, la fanciulla elfo che diede il suo amore a Beren, un mortale. Che fine ha fatto? È morta. La storia di Aragorn e Arwen è simile a quella di Beren e Lúthien, ma non uguale. L'amore per un elfo immortale porta l'umano Aragorn, che è un Dunedain e quindi ha una vita molto più lunga di tutta quella degli altri uomini, a scontrarsi con il padre di Arwen, Elrond, che mai vorrebbe che la figlia si privasse del dono dell'immortalità. Che sia per spada o per il lento sfacelo del tempo, Aragorn morirà. E invece è proprio Arwen a decidere di perdere questo suo dono, che è tipico della razza degli elfi. I mezzelfi possono decidere. E in questo caso Arwen decide di donarsi ad Aragorn e quindi di perdere la sua immortalità, anzi lascia il suo posto sull'ultima nave per Valinor proprio a Frodo per permettergli di andare nell'isola di Tol Eressëa a curarsi, a cercare un rimedio alle sue sofferenze, psichiche e fisiche. È un particolare che qualcuno ha voluto leggere in senso cristologico. Cioè si tratta di un dono del tutto gratuito fatto da Arwen nei confronti di Frodo, che è una persona che soffre e che altrimenti non avrebbe nessun altro modo per ritrovare se stesso. Arwen dunque decide di rimanere nella Terra di Mezzo accanto al suo innamorato, quello che diventerà suo marito, Relessar, Aragorn. Ma questa storia non è un semplice lieto fine, non è una storia in chiave hollywoodiana, come potremmo vedere tante volte al cinema. Anzi, l'amore tra Aragorn e Arwen è una profondissima riflessione che Tolkien compie sul significato e il peso delle scelte all'interno della vita delle persone, oltre che sulla eterna dialettica tra morte e immortalità che è alla base del Signore degli Anelli, come dice lo stesso Tolkien, e inoltre sul ruolo che l'amore ha all'interno di tutto questo, del rapporto tra morte e immortalità e soprattutto alla luce delle scelte dell'individuo. Infatti alla fine Aragorn morirà, ma in punto di morte dirà alla sua amata: "Dobbiamo lasciarci con tristezza, ma non con disperazione. Guarda, noi non siamo eternamente confinati entro i cerchi del mondo e al di là c'è più che il ricordo. Addio." Tolkien non si spinge nella descrizione di ciò che c'è al di là dei cerchi del mondo. Non va al di là dell'esperienza sensibile di tutto quello che abbiamo visto narrato nel romanzo, eppure dà lo spiraglio di un'esistenza ultraterrena. Oltre i cerchi del mondo c'è di più. È una frase che offre una grande consolazione di fronte alla morte e alla possibilità di una vita immortale, che trascenda quella della nostra normale vita, e questo si può benissimo ricondurre alla grande fede personale di Tolkien, che personalmente era un cattolico e credeva assolutamente nella vita eterna. Qual è il destino dell'uomo? Qual è il progetto tracciato per lui? All'interno del leggendarium tolkieniano non lo sappiamo. Il dono di Eru Ilúvatar, il dio creatore, agli uomini è la morte, cioè la possibilità che lo spirito dell'uomo, la sua anima,
non rimanga solamente legata alla morte e al mondo sensibile, ma vada in un altro luogo. Qual è questo luogo? Nessuno lo sa solo il Dio creatore. Non lo sanno nemmeno i Valar. Eppure la morte di Aragorn diventa il simbolo del retto senso della vita e della sua fine, il non restare attaccato alle cose, non restare attaccati a questo mondo, ma accettare la morte come naturale esito della propria vita. Accettare la morte come esito naturale per la propria vita e quindi dando un senso a tutte le scelte che si sono fatte all'interno della propria vita. Sono le scelte a dare valore alla vita, non un'innaturale lunga vita. Un altro di quei particolari che connette questa vicenda alla tutta la storia del Signore degli Anelli, al famoso discorso iniziale di Gandalf che spiega la natura dell'anello. Possiamo soltanto decidere cosa fare con il tempo che ci viene concesso. E spiega l'importanza del non rimanere legati all'inganno dell'anello, alla vita eterna o al succedaneo della vita eterna che l'anello sembra offrire ai suoi portatori. Ciò che dà importanza alla vita non è questa vita che non è vita, una vita immortale che trasforma in un'ombra e toglie il libero arbitrio, ma è proprio la morte, alla luce delle decisioni che si sono fatte. Solo le decisioni, solo le libere scelte dell'individuo danno valore alla propria vita. Non è una fuga dal dolore, anzi il dolore rimarrà, bello forte, insieme al ricordo. Ad Arwen non rimarrà altro, rimarranno proprio dolore e ricordo. E dopo la morte del suo amato, Arwen andrà nel bosco di Lothlórien e comincerà ad attraversarlo, finché anche lei, giunta alla fine dei suoi giorni, non si accascerà al suolo e morirà. Le resteranno i ricordi, ma non i rimpianti, perché è proprio l'amore a dare importanza a quei ricordi. E li illuminerà nella certezza di aver fatto la scelta giusta, perché Arwen ha deciso nella propria libertà di vivere la sua vita insieme all'uomo che amava. C'è una speranza condivisa nell'amore, come prova il dialogo che hanno Aragorn e Arwen nel momento in cui si scambiano le legittime promesse di amore, in cui Aragorn dice «Ma con la tua speranza spererò, e l'ombra io respingo assolutamente». È la condivisione del mondo dell'altro che resta imperituro nel tempo. Questa è la grande lezione che ci ha dato Tolkien attraverso questa storia dolente, triste, ma allo stesso tempo profonda, in grado di riflettere sulla vera natura dell'amore alla luce delle proprie libere scelte, del rapporto con la morte e delle difficoltà che si presentano nel corso della propria vita.